È arrivata la nostra book influencer e in generale divulgatrice culturale preferita, Valeria Scatasta, in arte la Vetta Sacrasia. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Come sempre noi ti seguiamo attraverso i social e poi su YouTube, su Instagram, un po' dappertutto, e ci consiglia un libro per ragazzi, noi diciamo, ma in realtà quando i libri sono belli per tutti. Per tutti, esatto. E oggi parliamo di Catherine, di Karen Cushman, come leggiamo nel sottotitolo, uno straordinario inno alla libertà, ma io direi un ode alla curiosità. Catherine, appunto, è la protagonista del libro, una ragazza di 14 anni, ma non immaginatevi l'adolescente dei giorni nostri, no, perché questo libro è ambientato nell'Inghilterra del 1290. Catherine proviene da una famiglia di nobili cortigiani e già il suo destino è già scritto. Beh, diventerà una dama, ma non è abile nel cucito e tantomeno obbediente. Lei è una donzella vispa, curiosa, intraprendente. Il suo migliore amico è Perkin, un ragazzo che alleva capre. E i due tutti i pomeriggi si divertono a ballare, correre, cantare. Soprattutto si divertono a parlare. Si divertono a parlare e a correre con i vestiti logori, sporchi, ma soprattutto con un grande sorriso stampato in faccia. Il grande sogno di Catherine è diventare un monaco, forse un crociato, un musico, non lo sa bene, sicuramente non diventare ciò che in serbo per lei il padre. Odia passare tutto il tempo a filare. Così suo fratello Edward, che vive in convento, le propone un'attività. Tiene un diario. Tenere un diario. La ragazza è scettica, ma poi decide di buttarsi in questa avventura. Una scrittura fresca, coinvolgente, a tratti umoristica. Catherine ci aprirà le porte dell'Inghilterra del XIII secolo. Sì, un romanzo storico, ma soprattutto un romanzo contemporaneo che ci parla di ali, di scelte, ma soprattutto di consapevolezza. Io sono già convinta, ma se qualcuno non fosse ancora convinto... Leggiamo la frase. Ricorda, nel mondo che verrà non ti sarà mai chiesto perché non eri Giorgio, perché non eri Perkin, ma perché non eri Catherine. E mi resi conto che non potevo fuggire. Io sono io, dovunque mi trovi. Ah, stupendo, stupendo. Come da sottotitolo, uno straordinario inno alla libertà. Esatto. Devo dire che mi sembra che l'abbia, insomma, mantenuta questa promessa del sottotitolo. Quindi Catherine, uno straordinario inno alla libertà di Karen Cushman, edito da Mondadori. Esatto. Io ringrazio la nostra Valeria Scatasta, dico nostra perché ormai ti abbiamo adottato ufficialmente. In arte però La Vetta Sacrasia la trovate, con tanti consigli in più di lettura, anche su Instagram e YouTube. Esatto. E un po' dappertutto, ti stai espandendo e noi siamo felicissimi di questo, quindi grazie mille e allora al mese prossimo con un nuovo consiglio di lettura. Grazie a te. Perfetta da ascoltare mentre metti in ordine la casa. Cercala sul tuo Alexa dicendo: Alexa, apri o lancia Radiolinea. Radiolinea numero 1. La radio che ascolti e vedi.